Per la rubrica dalla tua parte del lavoro di Informa 360 Magazine abbiamo, torna oggi nostra ospite, la dottoressa Valentina Teofoli. Coach e diciamo aziendalista quindi che esperta, l'abbiamo già avuta nostra ospite in altre due puntate, esperta proprio della gestione dei rapporti all'interno delle aziende, tra manager e dipendenti, tra imprenditori e dipendenti, che in questo momento storico è particolarmente delicata, quindi merita ulteriori approfondimenti rispetto ai consueti. Dopo aver visto con lei nelle precedenti puntate quello che è un po' quelli che sono anche gli strumenti che si hanno a disposizione, abbiamo analizzato, dottoressa, nella precedente puntata, la comunicazione, l'importanza della comunicazione, il ruolo strategico che può avere. Oggi invece voglio chiederle della formazione, cioè in questo momento, in questa fase così delicata, che ruolo gioca o può giocare la formazione, dei dipendenti all'interno delle aziende? Allora, grazie Monica, ti ringrazio per questo intervento e buongiorno a tutti. Allora, ottimo spunto, hai toccato un tema fondamentale perché la formazione è un altro di quegli strumenti fondamentali, ma non solo in tempi di crisi, in realtà le persone dovrebbero formarsi continuamente, perché come si dice, chi non si forma si crea, e ormai questo lo leggiamo dovunque. Il concetto è che in questo momento, soprattutto in una situazione di transizione come questa, l'unica cosa la cosa più importante che si può fare è la formazione, cioè accrescere le proprie competenze, accrescere, migliorare, sviluppare i propri skills, individuare ancora meglio quali sono i propri talenti e andare verso i propri talenti. L'imprenditore ha a disposizione veramente un tesoretto fondamentale, che sono le competenze dell'azienda, le competenze delle persone, perché l'azienda fondamentalmente è composta di persone. Quindi, se in questo momento si vuole uscire velocemente da questa crisi, l'unico modo per uscire è sfruttare il talento e le competenze delle proprie persone. Quindi, la formazione è sicuramente lo strumento più importante. Ovviamente parleremo successivamente anche della mappatura delle competenze. Se la mappatura è stata fatta, sappiamo perfettamente cosa abbiamo, che tesoro abbiamo all'interno della nostra azienda. Andare a sviluppare delle competenze tecniche per affrontare al meglio un qualcosa che arriverà, di cui ancora non abbiamo certezza, non sappiamo che cosa ci aspetterà. Ci sono delle aziende che addirittura in questo momento hanno dovuto riconvertire il proprio modello di business e quindi è necessario che si faccia chiarezza, si faccia il punto della situazione di chi sia all'interno dell'azienda, di che competenze ci sono all'interno dell'azienda e quindi addirittura creare nuove competenze e quindi addirittura creare dei nuovi ruoli per affrontare una situazione futura che ci aspetta. Quindi gli strumenti ce ne sono tantissimi, si possono fare delle Webex. In questo momento sicuramente non si possono fare formazione in presenza, sfruttiamo le web conference. Quindi fare come stiamo facendo noi, una formazione a distanza in cui in un qualche modo le persone possono interagire tra di loro e quindi, oltre che si coinvolge il dipendente, si vede faccia a faccia sostanzialmente, quindi si rivedono i propri colleghi. C'è l'opportunità anche di migliorare ed accrescere a un livello più alto le competenze, in modo tale che quando tutto ripartirà, il dipendente sarà forte di skill che ha migliorato e ha potenziato. Quindi utilizzare questa fase, questo momento per accrescere le proprie competenze, per continuare a formarsi, approfittando anche probabilmente per alcune magari realtà aziendali di un rallentamento in qualche modo dell'attività. Quindi insomma bisogna cogliere al meglio questa opportunità.
E ovviamente, come dicevamo prima, chi parte prima ha un innegabile vantaggio competitivo anche nella formazione. Grazie, dottoressa Teofoli. Torneremo ad averla, nostra ospite sempre per affrontare queste tematiche, che riguardano proprio il rapporto tra, imprenditori e dipendenti, così come tra manager e dipendenti all'interno delle aziende, indipendentemente dalle dimensioni aziendali.